Non brevettò il suo lavoro, ma così inizia la storia di Linus Torvalds, l'uomo che ha rivoluzionato il mondo della tecnologia con il suo kernel Linux. Scegliendo una strada meno battuta nell'universo del software, Torvalds si è distinto come un innovatore, preferendo condividere la sua creazione come software open source. Con una visione che trascendeva i confini del software proprietario, Torvalds lanciò Linux, un sistema operativo che non solo sfidava i giganti tecnologici, ma offriva una nuova filosofia di accessibilità e collaborazione. «Non ho brevettato Linux», affermava, «ho scelto di renderlo open source per tutti». Questa decisione ha segnato l'inizio di un'era nuova nel mondo dell'informatica, ispirando una comunità globale di sviluppatori e utenti. La sua scelta di non seguire il percorso del brevetto commerciale è stata più di una semplice decisione tecnica, è stata un'affermazione di principi. Torvalds, con il suo approccio, ha posto le basi per un ambiente digitale più democratico e aperto, dove l'innovazione e la conoscenza sono libere e condivise. «Ho dato vita a Linux per tutti. Non è questa la vera essenza dell'open source?» Con queste parole, Torvalds non solo ha scritto la sua storia, ma ha anche plasmato il futuro del software, un futuro dove la libertà e l'innovazione vanno di pari passo.